sala scommesse il reggente dei clan Aprea. Narcotraffico tra Taranto e Napoli, coinvolto il clan Di Lauro, blitz delle fiamme gialle. Torna Bassolino e ricominciano i guai giudiziari per i rifiuti. Sanità, la rivolta dei laboratori accreditati contro il Ministero della Salute. Calcio, il Napoli Champions vince contro il Marsiglia, primo gol per Giovanni. Buonasera e benvenuti al TG Luna Napoli. In primo piano la cronaca: agguato alla periferia orientale della città, ucciso il reggente del clan camorristico Aprea, Giovanni Bottiglieri, sorpreso dai killer in una sala scommesse. I dettagli nel nostro servizio di apertura. Agguato a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli, è stato ucciso Giovanni Bottiglieri, di 32 anni, conosciuto dalle forze dell'ordine per vari reati. A sparare, secondo le prime testimonianze raccolte dalla polizia, sono stati due giovani che hanno agito con il viso coperto da caschi integrali. Sul luogo del delitto, avvenuto all'altezza del civico 132 in via Bernardo 40, la polizia ha rinvenuto tre bossoli. L'agguato all'interno di un'agenzia di scommesse. Bottiglieri aveva precedenti penali per estorsione, rapina e ricettazione. Secondo gli investigatori era l'attuale reggente del clan camorristico Aprea, attivo nella zona orientale della città. La squadra mobile sta cercando di ricostruire gli ultimi contatti del pregiudicato e indaga su possibili collegamenti tra l'agguato di oggi e quello compiuto nella notte tra lunedì e martedì, sempre a San Giovanni a Teduccio, contro il pregiudicato Vincenzo Tranquilli, 37 anni, ferito con 4 colpi di pistola, uno dei quali al volto, e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Loreto Mare. Tranquilli non risultava comunque legato al clan camorristici. All'esterno del centro scommesse si è radunata una piccola folla di parenti e amici del pregiudicato, che chiedono di poter vedere la salma, ancora a terra in attesa del completamento dei rilievi della scientifica. Sul posto sono stati fatti affluire alcuni agenti del reparto mobile. Sono 17 le manette scattate questa notte con un blitz dei carabinieri di Napoli. Il grande lavoro di indagine ha mirato a colpire con massicci arresti il clan Cesarano nella provincia napoletana e salernitana. Blitz della Guardia di Finanza di Taranto contro il traffico della droga. Anche i due affiliati al clan napoletano Di Lauro, Gennaro Silvestro, 48 anni, e Antonio Silvestro, 24, sono coinvolti nella grande operazione antidroga della Guardia di Finanza di Taranto, che oggi ha portato all'esecuzione di 14 ordinanze di custodia cautelare, delle quali 10 in carcere e 4 domiciliari. 7 persone sono residenti a Taranto, 4 a Napoli, 2 a Milano e 1 in provincia di Brindisi. Nel corso delle indagini è emersa la figura di 4 fornitori napoletani di sostanze stupefacenti, 2 dei quali, Gennaro e Antonio Silvestro, considerati appunto di grosso calibro e già arrestati il 12 giugno scorso nell'ambito di un'operazione della direzione distrettuale antimafia, culminata nell'arresto di 110 persone. Gli investigatori hanno concentrato la loro attenzione anche su altri due fornitori, Francesco Paiughi, residente in provincia di Milano, e il napoletano Luciano Fiore, 32 anni. Quest'ultimo, allontanatosi dalla Campania e stabilitosi a Milano, e sul brindisino poi Cosimo Malerba, quale fruitore degli approvvigionamenti illeciti per il successivo spaccio nelle province di Brindisi e di Taranto. I corrieri che operavano nella tratta Napoli-Taranto scortavano il carico di stupefacenti. Questi numeri dell'operazione e il colore dei soldi, terminata dalla squadra mobile di Vercelli, stroncato un traffico di banconote contraffatte che avveniva anche a Napoli. E Bassolino, appena tornato sotto i riflettori della politica, trova la prima grana, rischia il processo per l'emergenza rifiuti. Torna sulla scena politica e subito fa accendere i riflettori su di sé. Bassolino davvero si ricandiderà a sindaco di Napoli, contando sull'immagine positiva che ha lasciato come primo cittadino? Ma neanche termina la presentazione del suo ultimo libro, che lo aspetta una richiesta di rinvio a giudizio per la storia del percolato. La procura partenopea ha infatti emesso l'avviso di chiusura indagini a 41 ex amministratori, politici e prefetti. Dopo mesi di esame della documentazione,
I PM napoletani hanno tratto le loro conclusioni sul vertice del sistema politico-amministrativo impegnato negli anni della grande emergenza rifiuti del decennio scorso. Tra i destinatari c'è appunto anche Antonio Bassolino, in qualità di ex presidente della Regione Campania, in relazione alla vicenda della gestione commissariale dei rifiuti e delle bonifiche sul territorio. Il reato che si potrebbe concretizzare nei confronti di Bassolino sarebbe l'associazione a delinquere in merito al ruolo di commissario governativo per le bonifiche e le acque, carica che era stata affidata allo stesso Bassolino in qualità di presidente della regione. A rischio appunto per associazione anche gli altri ex membri della commissione che erano stati chiamati a intervenire nella vicenda, tra assessori, commissari, responsabili di impianti, imprenditori privati che hanno concluso contratti di appalto con l'ente regionale. Il problema? Il conferimento del percolato. Un centinaio di disoccupati del movimento Bros organizzati hanno sfilato in corteo fino a Palazzo San Giacomo questa mattina dopo essersi concentrati in Piazza Dante scandendo lo slogan «Siete tutti inquisiti». Posta la prima pietra dell'impianto di compost davanti al carcere di Secondigliano, lo ha seguito per noi Matilde Andolfo. Si è tenuta la cerimonia della posa della prima pietra dell'impianto di compostaggio realizzato all'interno del carcere di Secondigliano. Livelli occupazionali, il riconoscimento del ruolo e della funzione della rete territoriale, delle strutture accreditate e la giusta remunerazione delle prestazioni ha fatto registrare il tutto esaurito. Erano infatti più di 1500 i laboratoristi e i loro dipendenti presenti nella sala grande foyer. Era attesa per la verità anche la partecipazione del ministro della salute, Beatrice Lorenzin. La manifestazione era principalmente incentrata per protestare contro il taglio alle tariffe di remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale che sono state decurtate senza alcun motivo, o meglio senza alcun motivo plausibile, di oltre il 40%. Una situazione che mette quindi a repentaglio la sopravvivenza stessa delle strutture accreditate, con la perdita di migliaia e migliaia di posti di lavoro. Ciò nonostante, noi confidiamo che il Ministro attivi la commissione prevista dalla legge per un corretto calcolo delle tariffe, essendo ormai trascorsi 16 anni dall'annullamento del tariffario ministeriale, quindi è ora che il Ministro e il Ministero facciano il loro dovere. Al presidente di Città della Scienza Silvestrini il premio internazionale per la pace, per averla difesa insieme ai diritti umani, promuovendo la scienza. Emergenza sicurezza per i turisti a Napoli dopo l'allarme di Federalberghi. Ennesima emergenza sicurezza a Napoli, stavolta fa rumore l'allarme lanciato dal presidente di Federalberghi, Salvatore Naldi, dopo il raid di una baby gang all'hotel Mediterraneo. Si cerca di salvaguardare l'incolumità dei turisti, una vera emergenza perché i turisti sono tra coloro che più possono promuovere o viceversa bocciare l'immagine internazionale della città. La provocazione è stata raccolta subito dal Comune, con l'assessore alla cultura e al turismo, Nino Daniele, che annuncia un tavolo con gli albergatori e, in vista del nuovo comandante dei vigili, la nascita di un nucleo di polizia municipale per proteggere i turisti, magari coinvolgendo anche giovani volontari. Ma intanto un piano coordinato interforze c'è e mobilita polizia, carabinieri, baschi verdi, la finanza e polizia municipale per prevenire e reprimere. In realtà i criteri risalgono a 10 anni fa, quando se ne occupò il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza della Prefettura. Napoli è suddivisa in diverse aree, una vera e propria rete di sicurezza, affidata alternativamente a polizia e carabinieri. Sono 195 le pattuglie dei carabinieri e altrettante le fornisce la polizia di Stato, tra volanti della questura, dei commissariati e moto di falche e nibbi. Ma sui percorsi dei turisti, in particolare sui 6 a massima protezione dei decumani, del porto e dei musei, entrano in scena anche Fiamme Gialle e Polizia Municipale. Piano sicurezza che viene potenziato nei fine settimana e che si appresta anche alla prossima sfida del periodo natalizio. Insomma, se ci scappa l'episodio è perché l'imprevedibilità può capitare, una grande città non può certo essere militarizzata. Il problema, semmai, è la videosorveglianza, perché una telecamera su 3 a Napoli non funziona.
E ancora a cronaca, la Guardia di Finanza di Caserta ha scoperto una maxi evasione fiscale di oltre 5 milioni di euro nei confronti di una società cooperativa costituita per la costruzione di abitazioni civili. Ed eccoci ora alla nostra rubrica Fischi Applausi, vediamo chi si è contraddistinto in positivo e di negativo oggi 23 ottobre. Fischi per Alessandro Fucito, assessore al patrimonio del Comune di Napoli. La Commissione Diritti e Sicurezza segnala che il Comune paga troppi fitti passivi da rinegoziare assolutamente e solo per una scuola di fuorigrotta si spende circa 1 milione di euro all'anno, ma i proprietari di quei locali almeno provvedono alla manutenzione? Applausi per Nino D'Angelo, cantautore. Ovazione al San Carlo per l'omaggio a Sergio Bruni, confezionato da Roberto De Simone insieme a tanti artisti, messi a tacere quanti pensavano che il Tempio della Lirica non dovesse ospitare lo spettacolo. Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in via Montagna Spaccata, la strada che collega il comune di Quarto al quartiere napoletano di Pianura e a Pozzuoli. Presentate alla Camera di Commercio nuove misure per la contraffazione. Sentiamo ancora Matilde Andolfo. Il contrasto alla contraffazione passa anche attraverso le nuove norme comunitarie dei marchi. Nella Camera di Commercio esperti del settore si sono confrontati in un seminario dal titolo Imprese, marchi comunitari e falsi d'autore, organizzato dall'ente camerale partenopeo in collaborazione col Ministero dello Sviluppo Economico e il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza. Per Maurizio Maddaloni, presidente della Camera di Commercio, il seminario è stato l'occasione non solo per fare il punto sul sistema del marchio comunitario, ma anche un tassello dell'ente camerale nel contrasto alla contraffazione. Questa è una delle mission sulle quali l'ente camerale partenopeo, in generale il sistema camerale, stanno molto puntando. Settimana scorsa ne abbiamo parlato sotto il profilo della produzione di prodotti agroalimentari e qualche settimana fa abbiamo parlato del marchio di qualità dell'ospitalità campana attraverso l'ISNART e oggi parliamo dei marchi e brevetti. Si tratta in tutti e tre i casi di un'attività volta alla valorizzazione delle eccellenze, delle peculiarità produttive del nostro territorio, che finisce altrimenti, se non ben accompagnato e controllato, col subire, diciamo, l'onda d'urto negativa e devastante dei prodotti della contraffazione del mercato parallelo. Tra i temi affrontati nel corso del seminario, il falso datore, che è lecito nel campo delle arti figurative ma non in altri contesti, è il caso, come spiegato da Maurizio Borghese, avvocato esperto in tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, di una sentenza emessa qualche tempo fa dal Tribunale di Napoli in materia di profumi. La Regione Campania ha stanziato 80 milioni di euro di fondi europei con 4 delibere per il monitoraggio dei rischi vulcanici. Accadde oggi, curiosità e aneddoti dal passato. Ottobre 1863, Quintino Sella fonda il Club Alpino Italiano. Walter Lavitola ha ammesso di avere consegnato consistenti somme di denaro a Sergio De Gregorio, ma ha affermato che quei soldi provenivano dal finanziamento al quotidiano L'Avanti. Passiamo ora alla pagina sportiva. Il fisco chiede 39 milioni a Maradona e l'argentino trascina in tribunale l'erario per danni.
si sente perseguitato dal fisco e pertanto ha deciso di trascinare in tribunale lo Stato italiano, citandolo per danni. Si arricchisce di un nuovo round la battaglia legale tra Diego Armando Maradona ed Equitalia, che per conto dell'Agenzia delle Entrate pretende dal Pibe de Oro la somma di 39 milioni per presunte tasse non pagate quando l'argentino militava nel Napoli. Ma Maradona non ci sta, anche attraverso i suoi avvocati Angelo Pisani e Angelo Scala, l'ex capitano azzurro ha dichiarato a più riprese di non essere un evasore e di non dovere quei soldi al fisco. I contratti finiti sotto la lente degli 007 dell'erario non sono stati firmati da me, io non ne sapevo niente, si è giustificato l'argentino. Non è vero, ha replicato il presidente azzurro dell'epoca Corrado Ferlaino, Diego sapeva tutto, fui io stesso a informarlo, ma se ne infischiò, afferma l'ingegnere, complicando la posizione di Maradona, che si è scusato per il gesto dell'ombrello rivolto a Equitalia durante l'intervista alla trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa. Non volevo offendere nessuno, dice il Pibe de Oro, che attraverso i suoi legali Pisani e Scala presenterà al Tribunale di Napoli la richiesta di risarcimento danni nei confronti dello Stato per ingiusta attività esecutiva degli organi tributari. Bello giocare in una squadra come il Napoli, così Mertens dopo il fischio finale, felice per il gol di Juan, ho ancora tanto da imparare, ha affermato. Era questa la nostra ultima notizia, ma per ulteriori aggiornamenti e video potete collegarvi al nostro sito internet www.lunaset.it e anche al nostro profilo Facebook Campania Lunaset. Inoltre, per seguire i nostri programmi potete scaricare sul vostro telefonino l'app Lunaset Go. L'informazione del TG Luna Napoli ritorna puntuale come sempre domani alle ore 13.55. Io vi lascio ora le previsioni meteo. Grazie per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Bentornati da Paolo Corazzona, questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, giornata che sarà ancora caratterizzata da tempo buono e clima mite in gran parte del sud Italia, invece molta variabilità al centro-nord, con le piogge che si concentreranno principalmente sulle regioni di nord-est e sul medio-alto Tirreno. Ma come sempre iniziamo a dare un'occhiata alle temperature, queste sono le minime all'alba che risulteranno leggermente inferiori rispetto ai giorni scorsi al centro-sud, si attenua infatti lo scirocco che ha soffiato a inizio settimana sulle regioni tirreniche e su quelle meridionali. Per quanto riguarda le temperature massime invece vi segnalo ancora valori ben al di sopra della norma, soprattutto nelle regioni meridionali dove nuovamente toccheremo e forse supereremo i 25 gradi. Ma entriamo più nel dettaglio, cominciando dal nord Italia, giornata ancora piuttosto nuvolosa, come dicevamo però le piogge si concentreranno principalmente sulle regioni di nord-est, tra Levante Ligure e l'Emilia, invece piano piano sulle regioni nord-occidentali ci attendiamo un'attenuazione dei fenomeni. Nell'Italia centrale avremo nuvole, soprattutto tra la Toscana, l'Alto Lazio e l'Umbria, dove saranno possibili anche delle precipitazioni. Situazione migliore invece spostandoci più verso sud, e in effetti se andiamo a vedere il tempo nelle regioni meridionali, come vi anticipavo, ancora il sole protagonista con solo qualche nuvoletta di passaggio e clima particolarmente mite. Attenzione solo in Sardegna, qua la coda della perturbazione potrebbe portare qualche locale piovasco.